Care amiche e cari amici del Clan Georgici, ben ritrovati anche oggi in vivaio. Video breve, tema Stefania Erecta. Uno, per dirvi che abbiamo fatto delle scatoline carinissime per i bulbi e i kit di coltivazione che diventano un'idea regalo meravigliosa anche per il Natale. Numero due, ben più importante, tante domande su cosa sta succedendo, la mia Stefania Erecta, le foglie ingialliscono, le foglie cadono. Ci stiamo avviando verso la stagione di riposo vegetativo e dobbiamo essere preparati per curare al meglio la nostra Stefania Erecta nei prossimi mesi. Vediamo come fare subito dopo la sigla. Bene, allora parto subito con la marchetta. No, sono veramente contento perché abbiamo fatto delle belle scatoline con il QR code che manda a tutti i nostri video e l'articolo sul blog, insomma, a chiunque la regaliate, date anche tutte le istruzioni per prendersi cura al meglio del bulbo. Ovviamente adesso siamo in dormienza, però davvero le scatoline sono meravigliose, a me piacciono un sacco. E nella scatola grande c'è il kit di coltivazione con il nostro metodo sempre spiegato nel video, il terriccino, l'argilletta da mescolare e eccolo qua, anche il contenitore in cui far crescere l'acceleratore, lo starter kit per far crescere il bulbo di Stefania Erecta quando vi arriva. Sullo shop online, qua sotto vi lascerò il link, trovate tutte le possibili combinazioni di prodotti, quindi potete acquistare solo il kit di coltivazione, potete acquistarlo con il bulbo grande, il bulbo piccolo, eccetera. Vi arriva comunque una bella confezione carina e in spedizione gratuita. Parliamo invece adesso della fase di riposo vegetativo. Il caudex, o come viene volgarmente chiamato bulbo della Stefania Erecta, ha un comportamento perenne e quindi Stefania Erecta o Stefania Pierrei è una pianta caducifoglia che a un certo punto del suo ciclo annuale decide di andare a riposo. Bene, questo momento di riposo il 99% delle volte coincide con l'arrivo della stagione autunnale, invernale delle nostre latitudini, viene innescato più che dal calo delle temperature che sono sempre mitigate nel nostro appartamento, dalla diminuzione delle ore di luce e quindi iniziamo con foglie che ingialliscono, si disseccano e cadono, eccole qua, e il bulbo inizia a diventare molto spoglio. Certo, non è la cosa più bella del mondo, però è una fase molto utile per la pianta. È una fase molto utile perché tutte le piante che hanno questo comportamento perenne, che alterna un ciclo vegetativo a un ciclo di riposo, utilizzano questi mesi di dormienza per recuperare un attimino le energie, per riportare i remi in barca, come si suol dire, e prepararsi poi per la nuova fase vegetativa della primavera. Quindi, come procedere quando iniziamo a vedere il viraggio del colore delle foglie su Stefania Erecta? Il loro classico verde inizia a tendere un pochino al giallo e inizia anche a disseccare la lamina fogliare per arrivare poi a questa situazione lì, foglia che si sbriciola, proprio come accade anche per le piante caducifoglie normali da esterno. Il primo consiglio che vi voglio dare è quello dell'intervento minimo, cioè sono piante che se la cavano benissimo anche senza di noi, quindi il mio consiglio è sempre quello di assecondare un pochino il loro ritmo. Io non vado a tagliare le foglie che stanno ingiallendo, non vado a tirar via niente, lascio che si dissecchino, che cadano da sole, lascio fare tutto a loro. Il fattore critico con Stefania Erecta è quello delle bagnature durante l'inverno, cioè come dobbiamo regolarci con l'irrigazione della pianta in questi mesi di riposo. La prima cosa che vi voglio consigliare è quella che faccio anch'io. Quando inizio a vedere questa situazione di viraggio, vedo che la pianta sta preparandosi per il riposo vegetativo, do un'ultima bagnatura al substrato con un concime. Va bene quello per piante verdi, io uso il gran verde di Cifo, potete utilizzare anche un concime per piante grasse. Dopo quest'ultima bagnatura io non faccio più nessuna irrigazione fino a marzo-aprile, quando ricomincerò a vedere
i germoglietti saltare fuori, gli occhiolini saltare fuori dal caudex, e allora lì vado di nuovo a somministrare acqua, magari anche qua con il concime. Questa cosa del non bagnare la pianta mentre è a riposo, se ci pensate, ha un senso. Se la pianta non sta producendo dei nuovi tessuti, delle nuove foglie, eccetera, che se ne fa dell'acqua? Assolutamente niente. Considerate che, anche se non stiamo parlando di caudex, ma stiamo parlando di bulbi, ma concedetemi questa approssimazione, anche con i tulipani, quando hanno finito la loro fioritura, la vegetazione ingiallisce, cade, di solito si possono tirare fuori dal terreno, mondare, mettere in una scatola in rimessa e poi ritirarli fuori in autunno. Capite che il bulbo rimane vitale e vi darà comunque nuova vegetazione, nuovi fiori, una nuova pianta, pur avendo fatto dei mesi dentro una scatola senza una goccia di acqua. Anzi, all'opposto, sappiamo che questo tipo di organi, come il caudex, sono molto sensibili ad acqua che ristagna e che non viene utilizzata, e che sono la causa della principale minaccia di morienza della nostra Stefania erecta, che è quella del marciume. Quindi, ricapitolando, quando la foglia inizia a ingiallire, una bella bagnatura col fertilizzante e poi stop. Per quanto riguarda le temperature, secondo me potete lasciarla dove stava fino all'altro giorno, quindi la lasciate in casa, potete eventualmente spostarla se vi dà fastidio vedere un bulbo un pochino secco sulla mensolina. L'importante, secondo me, se vi è possibile, mantenete magari un minimo di 12-15 gradi di temperatura. La luce durante la fase di riposo vegetativo, come potete immaginare, è un fattore che ci importa poco. Non ci sono foglie, non c'è fotosintesi. L'unica cosa a cui può essere legata la luce è quella del calore, e quindi se vedete che l'ultima bagnatura fa un pochino fatica ad asciugare, cercate di metterla in una posizione luminosa dove i raggi solari possono un pochino scaldare il substrato e favorire l'ultima evaporazione, l'ultima asciugatura del terreno. All'estremo, diciamo che se volessimo mettere il bulbo dormiente in un cassetto completamente al buio, non succede nulla, magari lo risfoderiamo quando inizia la primavera a metà di marzo, però la luce, come ripeto, non importa in questa fase di dormienza. Piccolo remember sulle bagnature della Stefania erecta quando è in vegetazione, il caudex, questo tipo di organo, funge sì da organo di conservazione per superare la stagione avversa, è anche un organo di riserva di energia di cibo, ma è soprattutto un organo di riserva idrica. E quindi, quando sarete nel dubbio, la bagno o non la bagno? Se non sapete prendere una decisione, è meglio saltare. Difficilmente Stefania erecta vi morirà di sete. Può capitare che Stefania erecta non perda le foglie in questo periodo, vada avanti a fare la sua vita tranquillamente. Può succedere, non vi allarmate, assecondate sempre il volere della pianta, quindi riducete magari le irrigazioni se vi dovesse capitare. Noterete che la terra fa molto più fatica ad asciugarsi perché c'è meno luce, c'è meno utilizzo di acqua da parte della pianta, ci sono temperature un pochino inferiori. Altra domanda che mi avete posto in tanti è: devo rinvasare Stefania erecta mentre è a riposo? Lo sconsiglio fortemente, e vi sconsiglio di farlo anche quando riparte a primavera. Se ci avete fatto caso, Stefania erecta sviluppa molto lentamente il suo apparato radicale. A volte, dopo una stagione vegetativa, il bulbo lo sollevate da terra e ha messo talmente poche radici che non si è nemmeno affrancato nel terreno. Di norma io tengo 3 anni per il reinvaso della Stefania erecta. Praticamente mi segnala il reinvaso il bulbo che inizia a toccare i bordi del vaso, magari in una condizione un po' più stringente come è qua, dove è già molto vicino al bordo del vaso. Beh, quando vi si avvicina molto procedo con il reinvaso, ma dovreste trovare già un apparato radicale piuttosto sviluppato, e difficilmente dopo un anno e mezzo sarà così. Per quanto riguarda i reinvasi, faremo un video a tempo debito, tanto siamo partiti un pochino tutti insieme con questa pianta, saremo più o meno tutti allo stesso livello. Ultima cosa, vi anticipo già come ci dovremo comportare alla ripresa vegetativa, quindi vedremo che spuntano le gemmettine verdi come è successo la prima volta,
diamo una bella bagnatura ancora con fertilizzante, reidratiamo tutto il terreno. Possibilmente quando lo facciamo, non è obbligatorio, però se riusciamo a non bagnare la parte superiore del caudex è meglio, quindi stiamo sul terreno. Io di solito uso i dispenser col beccuccio, un lavoro veramente chirurgico con quelli. Sempre parlando delle condizioni alla ripresa vegetativa, per quanto riguarda invece la luce, mettiamo Stefania Erecta in una posizione molto luminosa. È prescritto ovunque di evitare i raggi solari forti, la luce diretta. Di solito quando è primavera e ripartono queste piante, da noi non è che ci sia ancora tutto sto sole tale da scottare le foglie, quindi una bella luce diffusa, una bella situazione luminosa, magari se siete nelle zone meridionali della penisola e avete già tanta insolazione, cercate proprio di non piazzarla a picco del sole dalle 3 di pomeriggio, dalle 2 di pomeriggio, cercate di schermare magari la luce proprio nei momenti di insolazione maggiore. Avevo detto che era l'ultima cosa, invece no, volevo anche farvi vedere brevemente come gestire la potatura, la mondatura del secco di questa pianta. Io vado, magari è una mia fissa, però io faccio così: quando lo stelettino che si è spogliato lo vedo che è proprio marrone e secco, vado con la mia forbicetta a tagliare e butto via. Quando invece, come in questo caso, quando il fusto si spoglia ma rimane ancora verde, preferisco lasciarlo, a meno che non si dissecchi, perché non so mai se a primavera qualche gemmettina qua a scellare può o meno ripartire e generare nuove foglie da lì, e quindi se non vi dà fastidio magari il fusto verde aspettate a tagliarlo. Bene Clan Georgici, io ho veramente concluso, vi rinnovo l'invito a considerare i nostri kit, i bulbi di Stefania Erecta, per un'idea regalo del Natale, mi sembra una cosa molto carina. Come dicevo, ci sono anche tutte le istruzioni per curarlo. Se preferite stamparvi quello che ho detto eccetera, c'è qua sotto linkato l'articolo che ho scritto nel nostro blog, trovate tutte le istruzioni che ho riassunto qua. Se il video è stato di vostro interesse, lasciate un mi piace, se non l'avete già fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Bene Clan Georgici, vi aspetto allora sul nostro shop online venditapianteonline.it per i vostri regali di Natale. Io dal vivaio ho concluso, vi aspetto la prossima settimana. E vi ricordo, il nostro hashtag è sempre lo stesso, Make the Jungle.